potete modificarlo. Alleluia. Gloria a Dio. Avete trovato questo punto nella scrittura? Amen. Alleluia. Il mio proiettore è eccezionale. La scoperta di quelle straordinarie. Quindi Giovanni capitolo 10, dal primo verso. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Bene, il Signore sia lodato. Amen. In verità, io vi dico, chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun straniero, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di voi sono stati ladri, briganti, ma le pecore non li hanno ascoltate. Io sono la porta, se uno entra per mezzo di me sarà salvato, entrerà, uscirà. E troverà pastura. Alleluia. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Grazie al Signore per la sua santa e meravigliosa parola. Grazie, Padre, Padre Santo, e nelle tue mani che ci gloria a te, Signore. Fiduciosi che tu ci modelli, fiduciosi che tu parli e non ci vuoi, fiduciosi in te, abbiamo fiducia assoluta in te, Padre Santo. Grande Dio nostro, se qualcuno non ha una vera comunione con te quest'oggi, Padre, elimina ogni ostacolo, anche finché tutti quanti possiamo avere una relazione con te, Padre, fa che possiamo bramare la tua faccia, Padre Santo, bramare la tua presenza, bramare la tua parola, bramare il tuo regno, bramare il tuo spirito, Padre Santo, glorioso, bramare te che sei il capo e il convitore della fede. Benedice la tua chiesa, la tua sposa. E la sposa e lo spirito dicono vieni, c'è concordia, vieni, con potenza, Padre Santo, glorioso, dacci la tua forza, Signore, prendici per mano, unge le mie labbra, ognuno che ascolta la tua parola, e grazie ti chiedo, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Amen. Potete sedere, cari ed amati, nella grazia, Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a Dio per la sua benevolenza. Ho davanti ai miei occhi, non ho cercato apposta, ma sfogliando il librettino dei cantici, il cantico numero 264. Non lo dobbiamo cantare, che forse non ce lo dobbiamo neanche della musica, ma dice questo: Signore, dammi tu una chiave per aprire una porta. In Giovanni 10 abbiamo visto che Gesù Cristo è la porta. Una porta che conduce a te, perché ce ne sono tante porte, ma porte di salvezza e ce n'è una sola, di Gesù Cristo. Non ci sono due porte, una più larghetta, più adatta per quelle che sono più grosse, e l'altra stretta e angusta, che comunque quelle più macroline possono passare. C'è una porta di cui tutti quanti possiamo passare, i magri e i grassi, benedetto il Signore, ma occorre un piccolo sforzo, o pensiamo di non farlo neanche questo sforzo, tanto fa tutto il Signore. Certo è da dire che la salvezza non dipende dai nostri sforzi, perché se la leggiamo letteralmente, questo capitolo lo leggiamo letteralmente, pare che è determinante quello che possiamo fare noi, invece è determinante e insostituibile, è quello che ha fatto il Signore. Ma noi dobbiamo credere in Lui e seguire le sue orme e stabilire se siamo al di qua della porta o al di là, al di dentro della mandria, la chiamiamo così, per il Signore, o al di fuori, benedetto sia il nostro Gesù Cristo. In ogni caso, la porta serve e per entrare
che per uscire, non si può stare sempre chiusi, occorre che il pastore prenda le pecore un po', li porta al pascolo per poi riportarli di nuovo nell'ovile e chiudendo le porte. Il portinaio ha la responsabilità di vedere, c'è sempre qualcuno, il Signore coinvolge anche altre madri, il Signore, il portinaio conosce il pastore e le pecore, e quindi lui apre se alla porta c'è il pastore o se ci sono le pecore, gloria al Signore nostro Gesù Cristo. E a seconda, ci troviamo all'interno possiamo uscire, ci troviamo all'esterno possiamo entrare. Ma il cantico continua: Signore, usa tu le mie mani per aprire una porta che conduce a te. Signore, usa tu le mie labbra per aprire una porta che conduce a te. Avanti una parola, fratello e sorella, una parola. E quando c'è bisogno di sentire una parola di incoraggiamento, di consiglio, quanto importante questo è in questo momento, più di del denaro, più di qualsiasi cosa, Padre della grazia. Ed è a questo proposito che voglio dirvi: quando un'anima, e quindi una pecora, per restare nella similitudine, ha un problema, e non ditemi che non ci sono problemi, perché io ne ho, e se io ho problemi li avrete anche voi, fratello e sorella. Però non dovete avere i miei problemi, ognuno ha i suoi, ognuno per i suoi. Ora vedete, il Signore accetta quando il pastore fa da intercessore. Se una pecora ha bisogno, madre della grazia, è chiaro che il pastore intercede. Il pastore non può risolvere tutti i problemi, su questo non c'è alcun dubbio, ma conosce colui che risolve tutti i problemi. E quindi qualunque sia il vostro problema di sicurezza, problemi finanziari, qualunque esso sia, parlatene con il pastore. Questo è fondamentale, perché il problema diventerà se no sempre più grande, al punto che non possiamo più controllarlo. Perché al nostro, certo, il Signore può fare ogni cosa, ma perché portare al Signore un enorme problema quanto gli possiamo andare subito? Perché non è tanto il problema per Dio, il problema è nostro, perché lo subiamo. Cambia la nostra vita un problema, in peggio ovviamente. Allora sì, devo dirlo questo. Quindi andiamo dal pastore, venite e parliamo, e che le cose non vengono messe poi sul giornale, devono restare in noi. Possiamo dire amen? Amen. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Non è che il pastore sa una cosa, adesso la mettiamo in Piazza della Repubblica, un proiettore che racconta le cose. Non raccontiamo le cose a nessuno, noi la raccontiamo per risolvere il problema e la racconteremo al Signore. Quantunque il Signore, vi dico, che conosce già il nostro problema, ma lui stesso si meraviglia: ma come mai non ne parla? Come mai non vengono a bussare alla mia porta e io li aprirò? Come mai non vengono? Venite, amati del Signore, inni del coro, come diceva un canto, venite, inni del coro. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo, che ogni anima sia veramente un altare acceso questa mattina, fratello e sorella. Alleluia. Abbiamo bisogno del Signore, lui è la soluzione a tutti i problemi, piccoli o grandi, quanto questi possono essere di lui. Voi dite: ma li può risolvere tutti? Li risolve. Nel giorno della Pentecoste erano circa 120, tutti hanno risolto il loro problema, tutti sono stati rivestiti da virtù dall'alto. E il Signore era in una piazza, ma anche l'Apostolo Pietro, la gente aspettava che passasse almeno la sua ombra, quando fosse nombrato, perché tutti erano guariti da qualsiasi malattia. Il Signore si compiaceva ovviamente l'Apostolo Pietro, perché gli ha dato questo dono di guarigione. Noi vogliamo dire: Signore, donaci i tuoi doni affinché siano usati per la tua gloria, perché è chiaro che tutto quello che Pietro operava nel nome del Signore Gesù Cristo era per la gloria di Dio. Mai, noi abbiamo le prove scritte che Pietro non si è preso la gloria, quando lui davanti alla porta ha detto: appena ha guarito il paralitico nel nome del Signore Gesù Cristo, ha parlato col popolo e deve dire: questa non è nostra virtù, ma è per virtù e nel nome del Signore Gesù Cristo che costui ora può camminare, può saltellare. Questo è molto importante, il Signore lo sa. Se il Signore non opererà mai un miracolo, perché lui conosce ovviamente i cuori e le intenzioni della gente, se le persone si prendono la gloria, la gloria va solo a Dio, ma della grazia non esistono miracoli al di fuori di Dio. Poi dice: ma i servitori di Dio li hanno fatti, ma i credenti normali li possono fare.
ma nel suo nome. Amen. E per la sua gloria, amen. 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 Quindi non possiamo fare miracoli, ma nel nome di Gesù Cristo. Cosa diceva Paolo? Tanto sono debole, e se lo diceva lui doveva essere vero, amen. Ma tanto sono forte in Cristo che mi fortifica. Io posso ogni cosa. Alleluia. In Cristo che mi fortifica, non la mia forza, perché io già l'ho detto pubblicamente, io sono debole. Gloria a Dio. Ma se il Signore mi fortifica della sua forza, allora io non sono più debole, io sono forte. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Grazie a Dio per la sua bontà e per la sua benignità. Non vi citerò tutti i personaggi biblici in cui hanno detto qualcosa, ma ne citerò alcuni. Il più importante è Gesù Cristo, che va a dire: io sono la porta delle pecore. E con questo ci sta mettendo in guardia, dicendo: non cercate altre porte di salvezza o di fuga o di rifugio, perché sono tutti ingannevoli. Non è che non ce ne siano, ma siano ingannevoli. Allora, io sono la porta, dice il Signore. Se qualcuno entra per la mia porta, trova pastura, trova sicurezza, trova gioia, trova ogni cosa, trova tutto quello di cui avete voi di bisogno, alleluia. E quindi noi vogliamo dire: Signore, non cambieremo questo con nessun'altra cosa. Le proposte non mancano, il diavolo ha le sue proposte, fratelli e sorelle. Le attrazioni di questo mondo sono così potenti che se il Signore non intervenisse non ci sarebbe salvezza neanche per gli eletti. È scritturale, fratelli e sorelle, negli ultimi tempi saranno tempi difficili, che se il Signore non li accorcerebbe, insomma, senza il suo intervento neanche gli eletti scamperebbero. Quindi non pensate di essere forti e di potercela fare da soli, ma vogliamo farcela, e ce la facciamo col Signore Gesù Cristo. Con Lui ce la facciamo sicuramente. Il Signore dava importanza a queste cose. Per esempio, io sono il pane che è disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno. E poi lui spiegava che figurativamente, quando lui ha fatto la Santa Cena, cosa disse? Questo è il mio corpo rotto per voi, questo è il mio sangue, quando poi era il momento del vino, sparso per voi. Ma è chiaro che con queste cose lui si ricollegava al suo corpo realmente, che lui ha permesso che il suo corpo fosse rotto per noi, fratello e sorella. Non è una cosa di poco conto, eppure non se ne parla mai. O sentire qualcuno che parla di queste cose, a volte vedo qualche documentario, l'arte, la natura, come viene osannata per le cose. L'altra volta ho visto, c'era una colonna in una città, tutto il mondo è andato a fare le fotografie, perché c'era una specie di, come si chiama, l'ambra, voi sapete l'ambra, questa resina che sta pure miliardi di anni, si è inglobato un insetto, addirittura quell'insetto è in una condizione che non si potrà fare mai, ormai è rimasto lì. Ebbene, quanta importanza ha questo? Io non dico che non hanno importanza, ma sentire magari una volta dare gloria al Signore. Io quando porto qualcuno nel mio orticello dico: io ho fatto la mia parte, grazie a Dio, ma è Dio che fa crescere, è Lui che dà il prodotto. Non c'è prodotto senza il Signore, madre. Diamo gloria a Dio, fratello. Alleluia. Mi sono rattristato non poco un giorno al cimitero, non molto tempo fa, era un periodo forse di festività, e ho visto proprio un plotone, erano 4 per 4 o 4 per 3, insomma 12 o 16 preti, proprio a un plotone, sembrava un plotone vero e proprio militare, al passo, San Biagio, San Quello, ma mai una lode al Signore, e affidavano le anime del cimitero a questo e a quest'altro. E vero, mi sono inacerbito proprio quando l'apostolo Paolo era lì in Atene, nel vedere tutti quegli altari, tutte quelle cose, la loro religiosità. Ma quel Dio che voi non conoscete, perché c'era un altare dedicato al Dio sconosciuto, io ve lo annuncio, per dire Paolo, e io le ho sgridate per quello che ho potuto, ma la voce che loro era abbastanza alta, ha detto: Signore, sgrida questo spirito affinché la gente non segua questi falsi consigli. Non c'è salvezza. Un albero, una volta che cade, cade lì e basta, non possiamo fare più nulla per i morti, fratello e sorella. Alleluia. Alleluia. Siamo noi viventi che lodiamo il Signore, e va predicato ai viventi, fratello e sorella. Alleluia. Possiamo dire: ma i viventi possono essere morti spirituali, ma è un altro discorso. Il Signore li vivificherà con la sua parola, benedetto il Signore. Il Signore li attrarrà a sé, li farà attraversare per mezzo alla croce
perché al di fuori della croce non c'è salvezza. Quindi il Signore dava importanza al credente affinché nascesse di nuovo. Nel discorso con Nicodemo bisogna nascere d'acqua e di spirito, cioè essere battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo e ricevere lo Spirito di Cristo, il Consolatore, lo Spirito Santo. Queste cose e qualche altra diceva Gesù Cristo, ma poi è complementare quello che dicevano gli altri. Per esempio faccio un esempio su Daniele. Cosa dice la Bibbia di Daniele? Che si mise in cuore di non contaminarsi con le durante del re. Amen. Il Signore guarda i cuori e gli ha detto proprio a Daniele, un uomo gradito. Ora, se questa mattina potessimo sentire la voce di Dio e fare i nostri nomi e dire uomo o donna gradita, gradito, gloria, ma questo a te, è il massimo, vero, se siamo graditi a Dio è il massimo, non cercate altro, perché non ci sono altri gradini da fare con il Signore. Ora è chiaro che noi dobbiamo gradire al Signore. Alleluia. E vediamo che Daniele ne ha fatto una ragione di vita per lui di questa cosa qua, amate del Signore. Lui ha deciso di non contaminarsi e il Signore premia coloro che non si contaminano. Oggi non è che è difficile contaminarsi, ma con la TV, anche per le strade, nelle piazze, con i tabelloni pubblicitari, poi sono cose assurde per attirare sempre l'occhio e poi dirti cosa devi comprare, come se noi non sappiamo che tipo di calze comprare o che tipo di cose comprare per mangiare o per vestire. Allora, eppure vengono proposte, riproposte in modo martellante. Fosse così con la parola di Dio, fratello e sorella. Fosse così con la parola di Dio. A volte io vedo che se viene usata in modo martellante qualcuno si ribella, dice ma sempre questo argomento sarebbe me, ma fino a quando quell'argomento non si risolve, fratello e sorella, io credo che vada martellato. Gloria al Signore, alleluia. Si è alzato il nome del Signore Gesù Cristo, alleluia. Per Mosè, per esempio, la cosa importante è raccontare assolutamente su Dio. Dio gli aveva detto di farsi due trombe, quella per la partenza e quella dell'arrivo nella Canaan. Loro hanno usato quella della partenza, non so quella dell'arrivo, che non è arrivato nessuno tranne Giosuè e Caleb, gloria al Signore, e ovviamente i giovani nati nel deserto, alleluia. Ma vedete, Mosè ha capito che già per distaccarsi dal popolo, per distaccarsi dall'Egitto, ci voleva Dio. Solo il Signore poteva fare una cosa del genere, ma che lui con le sue forze non ci sarebbe riuscito. Uno potrebbe dire, ma una volta che il popolo è partito va da solo, mica vero, fratello e sorella. Occorre anche ora la conduzione, perché il popolo va a destra e a manca, e noi vediamo in un tratto è finito addirittura contro i serpenti. In un giorno sono morti 23.000, ma non è stata una casualità. Il fallimento non è mai una casualità, c'è sempre una causa a monte, fratello e sorella, alleluia. E poi Mosè ha dovuto constatare che non è solo il partire o il camminare, ma anche per arrivare, non si arriverà da nessuna parte senza Dio. E lui stesso, come dire, sulla sua pelle l'ha sperimentato, e Dio gliel'ha detto, tu non entrerai. Dio gli aveva detto di parlare alla roccia e non di colpire la roccia, ma Mosè non agì un po' in serenità, c'era pressione su di lui, era adirato col popolo, arrabbiato con questo popolo di collo duro, come dice, collo, testa dura forse, non lo so, ma comunque disubbidiente, e oltre a disubbidiente anche questo popolo si metteva contro Mosè, e mettendosi contro Mosè era anche contro Dio. E voi sapete che non ha mai vinto nessuno contro Dio, ma vogliamo citare una scrittura dove dice qualcuno che ha vinto? Giacobbe ha vinto, dice la scrittura, ma va un po' approfondito questo ragionamento. Chiaro che quando il Signore ha visto la persistenza di Giacobbe, lo ha fatto vincere. Perché cosa diceva Giacobbe? Io non ti lascio se tu non mi benedici prima. Come dire, resta aggrappato a te, qua morirò qua, aggrappato a te, o deve sopportarmi. E allora ecco perché con la Bibbia dice lottò con Dio e vinse. Ora il Signore. Ora anche noi possiamo vincere, fratello e sorella. Voi sapete che la maledizione ormai è sul mondo intero. Quindi che c'è, per vincere occorre il Signore.
Da sola la gente non ce la può fare, fratello e sorella. Io penso ai miei parenti, ai miei amici, ma non ce la possono fare. Eppure è brava gente, molti di loro sinceri, e a volte parlo con qualcuno di loro, sì, quello che dici tu è vero, però poi restano con le proprie convinzioni. Ed è chiaro che se c'è la porta aperta ed è la porta della salvezza e tu non valichi la soglia, non hai commesso niente, non hai fatto nulla per la tua anima, non lo stia, perché Gesù dice di entrare per la porta stretta. Poi Abramo, per esempio, Abramo della fede ne ha fatto il suo vessillo, il vento, non lo stia, il capostipite della fede. Ora vedete, sì, Gesù Cristo ha fatto la sua parte, Mosè la sua parte, tutte queste cose, e Daniele la sua parte, Abramo la sua parte, tutte queste cose sono complementari, fratelli e sorelle, perché Mosè non avrebbe potuto fare nulla senza Dio, Paolo non avrebbe fatto nulla senza Dio, quindi poi il cerchio si chiude, benedetto Dio del cielo e della terra, e tutto torna alla lode e alla gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Per dire, nei primi 8 capitoli degli Atti degli Apostoli, l'apostolo Pietro dava molta importanza alla predicazione. Uno potrebbe dire, ma oggi si dà molta importanza alla predicazione. Ma Pietro ha la predicazione nel nome. Ecco, la differenza sta proprio lì, in attenzione. Alla domanda, uomini, fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? E Pietro ha risposto, ma vedete, il primo passo è il ravvedimento, non c'è le altre cose, ravvedetevi. E ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo e ha spiegato il perché. Alleluia. Alla remissione dei peccati. E ha detto anche, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Gloria al Signore. E l'apostolo, questa è la predicazione dell'apostolo Pietro. Ovunque andava lui, predicava nel nome del Signore Gesù Cristo, alleluia, e predicava il battesimo della grazia. Ed è stato di grande benedizione. Poi, per non dire Giacomo, quest'altro servitore del Signore, lui diceva di essere o di non essere, secondo da come la prendiamo la cosa, di essere non solo uditori ma facitori della parola, perché possiamo essere uditori dimentichevoli, come dire abbiamo udito, sappiamo quello che dobbiamo fare, che è giusto, ma alla fine lo facciamo un'altra volta. Poi si vedrà, cioè il procrastinare, il portare avanti un qualcosa che possiamo fare oggi è perfino peccato, e questo non è facile farlo capire alla gente, occorre un tocco del Signore. Io dico, Signore, possiamo capire che se c'è qualche cosa da mettere a posto nella nostra vita oggi, visto che è oggi il giorno della grazia, vogliamo farlo proprio oggi, questa mattina. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. La Bibbia ci parla che Gesù è il germoglio giusto, il germoglio nel senso che è venuto, che è nato su questa terra avendo uno scopo preciso, la salvezza delle anime, e oltre alla salvezza della libertà è il libero ingresso nella città celeste, nella casa celeste. E Gesù lo disse quando hanno detto, maestro, facciamo piovere fuoco dal cielo, e l'hanno proposto una cosa, così distruggiamo questi samaritani che hanno osato negarti al verbo. E Gesù va a dire loro, di quale spirito voi siete? Il figlio dell'uomo non è venuto per condannare, ma semmai per salvare ciò che era per perire. Per questo venne Gesù Cristo, il germoglio giusto, così mi piace dirlo in termini poetici, peraltro scritto nella Bibbia. Gloria al Signore. Vogliamo dire, Signore, come tu hai guardato il cuore di Daniele e lo hai, gli hai reso grazia, guarda i nostri cuori e fai la stessa cosa ancora con noi. Noi non la meritiamo, ma fai che il nostro cuore sia unto al punto tale da rendere grazie al Signore, da lodare e glorificare il Dio del cielo e della terra, che è degno di ogni lode, dell'onore e della gloria. Alleluia. Alleluia. Hanno chiesto al Signore un giorno, Signore, sono pochi salvati? Certo, non è una domanda che non serve a nulla, ma Gesù Cristo rispose in questo modo: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Cioè, sapere il numero di salvati a cosa vi serve? Sforzatevi, dovete entrare per la porta stretta, già cominciare da voi, gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Io credo che la stessa cosa vale anche per noi. Dobbiamo sforzarci, fare un minimo sforzo. Questa mattina per essere qua abbiamo fatto un minimo, non è
qualcosa. Le cose impossibili le fa Dio, ma noi, il Signore a noi chiede qualche cosa che possiamo fare. Dio non è tiranno che ci dice cercatemi, tanto io sono talmente bravo che saprò talmente nascondermi che voi non mi potete trovare. Cercate e troverete. Amen. Gloria al Signore. Bussate e vi sarà aperto. Gloria al Signore nostro Gesù. Chiedete e vi sarà dato. Allora non è che chiediamo e non ci sarà dato. Non lo capirei più, fratello e sorella. Ma lui vuole che noi stiamo un po' in punta di piedi. Ci vuole vedere un po' in punta di piedi, amato del Signore. Cioè interessate la nostra anima. Non è che deve interessarci solo lui. Dobbiamo essere responsabili nel riguardo della nostra anima, che è da salvare, amato del Signore. Grazie a Dio per la sua benevolenza. Nel suo simbolismo, Gesù si paragona alla vite. Di noi dice che siamo i tralci e di suo padre dice che è il vignaiolo. Immaginate un po', amati della grazia, un pezzo di terreno a vigneto. Non è che quel vigneto nasce lì da solo. Da solo non farebbe mai frutti. Ma c'è qualcuno che ha piantato quel vigneto, ed è il vignaiolo. Ora, con un vignaiolo del genere, il padre, creatore di tutte le cose, per forza quelle vite devono produrre del frutto. Io dico per forza. Però pare che non è così. Perché poi dipende anche dai tralci. Amate il Signore. Intanto una cosa è certa, che se il tralcio non è attaccato alla vite, è sicuro che non può trarre frutto. Amen. Su quello non ci piove. E quindi credo che questa similitudine sia per dire che noi dobbiamo assolutamente essere uniti con Cristo. Solo in questo caso possiamo fruttificare. Poi dobbiamo stare attenti che il frutto sia buono, perché dice la Bibbia che quella pianta che non fa frutti buoni, non dice che non fa frutti, anche quello che non prende frutti, ma se non fa frutti buoni viene tagliata e bruciata, non serve assolutamente nulla. Quindi vogliamo essere veramente quei tracci attaccati alla vita, amati del Signore, per portare frutto. Ricordatevi il titolo di questo sermone: Gesù è tutto per noi. Dal momento che il traccio è deciso, Gesù non lo so che cos'è più per il traccio. Lui la via, la verità, la vita in ogni caso, ma per gli altri tracci, per quel traccio è finita. Gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Grazie a Dio per la sua bontà e per la sua benignità. Intanto il Signore ci dice nella Bibbia: senza di me voi non potete fare nulla. E allora, quando qualcuno si fa delle illusioni, non fatevi delle illusioni. Non potete fare nulla, punto e basta. Nulla, neanche alzarvi dal letto. Ma grazie a Dio, ci siamo alzati questa mattina. Gloria a te. E questa è la grazia di Dio. E io ogni mattina cerco di non dimenticare mai e dire grazie Signore ancora questa mattina. Ho potuto alzarmi, posso vedere voi, ringrazio il Signore ancora per voi, amate la grazia. Vedete, senza Gesù Cristo nessuno può far parte al rapimento, perché nessuno si preparerà al rapimento. Infatti i rapiti, alleluia, saranno coloro che si preparano, che danno importanza al tempo. Dice: io una cosa farò oggi, per grazia di Dio ne farò un'altra domani. Ma è perché il Signore ci stimola col suo spirito, con la sua parola, alla fine ci prepariamo al rapimento. Ci sarà questo rapimento, fratello e sorella. È da 2000 anni che se ne parla, amate la grazia, e prima o poi suonerà questa tromba. E la Bibbia dice che i morti in Cristo risusciteranno primariamente, lo incontreranno nell'aria, e poi noi viventi saremo tramutati e anche noi lo incontreremo nell'aria. Amen. Gloria a te. Immaginare, fratello e sorelle, poi per dirvi ancora che senza questa unione col Signore non possiamo avere pace. Amen. Perché lui è il principe della pace. Quindi noi possiamo dire: Signore, metti pace nel mio cuore. E lui magari ci dirà: la pace sono io. Amen. Apri il tuo cuore e io lo riempirò. Grazie, della Gesù. Mia pace, mio Signore Gesù Cristo. Il mondo cerca la pace e corre agli armamenti, perché pensa di ottenere pace portando l'equilibrio delle testate nucleari. Tu ne hai 10, io ne ho almeno 10 come te, tu ne hai almeno 2 come te. Non c'è pace se la pace è basata sugli armamenti, fratello e sorella, per noi. Perché la guerra è innata nel cuore dell'uomo. Ecco perché Gesù Cristo parla di nuova nascita,
perché fin quando l'uomo con la vecchia resta una vecchia natura, la sua mente è un campo di battaglia in cui il diavolo sa molto bene. Ed è quando voi vedete qualcuno che va a sparare con un calascio come agli altri, in effetti è il diavolo che si è messo dietro con la mente e fa quelle azioni, perché lui è stato sempre micidiale fin dal principio. Ma se la mente è unta da Dio, il diavolo con quella mente unta dallo Spirito di Dio non può usarla, fratello e sorella, a meno che non diventiamo complici. Ma noi non saremo mai complici al nostro nemico, perché sarebbe la nostra fine, fratello e sorella, di lui. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. Grazie Signore Gesù Cristo. Alleluia. E poi la Bibbia dice che due saranno sul tetto di una casa, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno nella campagna, l'uno preso e l'altro lasciato. L'altro alla macina dell'olio, del grano, a seconda qual è, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Perché ci sarà il lasciato? Il perché ci sarà quello preso, grazie a Dio lo sappiamo, perché si è preparato questo rapimento, si è pentito, è stato battezzato nello Gesù Cristo, ha ricevuto lo Spirito Santo e continua a camminare secondo le vie del Signore, in pace con Dio, con il Signore. Il mondo non è in pace con Dio, fratello e sorella. Alleluia. Invece, alleluia, colui che è stato lasciato ha rimandato, ha ricevuto gli stessi insegnamenti, le stesse predicazioni, ma ha rimandato questo benessere dell'anima al futuro. Ma il futuro non ci appartiene, fratello e sorella. Oggi dobbiamo dire è il giorno della grazia, e non dobbiamo pensare al domani, fratello e sorella. Esiste il passato e il futuro, e il presente, volevo dire, non il futuro. Il futuro non lo conosciamo, ma se ci mettiamo nelle mani del Signore e per quello che ci rivela il Signore, sappiamo che i salvati, e quindi questo rientra nel futuro, che i salvati andranno in gloria col Signore, dove Cristo è tutto, non è solo la porta, dove Cristo è tutto per loro e per tutti. Non hanno dato importanza alle cose che hanno veramente importanza. Quindi, fratelli e sorelle, c'è un proverbio popolare che dice: dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei. Ora, senza Cristo, se noi non saremo mai simili a Lui, noi possiamo essere simili a Lui se siamo soliti avvicinarci, accostarci al trono della grazia, con la preghiera, con l'adorazione, se leggiamo la Bibbia che parla di Lui, amata della grazia, dove Lui è il centro di tutte le cose e deve essere il centro non solo per la Bibbia, ma per noi credenti. Vedete, vi potete unire con chi volete, qualunque discorso faranno, Gesù Cristo è l'illustre assente. Ma se siamo presenti noi dobbiamo parlare del Signore nostro Gesù Cristo. Questo è fondamentale, amata della grazia, perché il centro, come dice, per dirlo secondo, come dice il profeta, Lui è la ruota nella ruota, è al centro di tutto il creato, delle cose create, e deve essere al centro ancora della nostra vita. Poi Giovanni Battista, guardate nella predica cosa diceva, non so se l'hanno cacciato lì, però dicevo che lui era estremo, era assolutamente estremo. Dice questo: ormai, quindi quando dice ormai è come dire non c'è più nulla da fare, ormai la scure è posta alla radice degli alberi, come dire c'è l'albero, la terra è stata tolta e la scura è proprio lì per tagliare le radici e abbattere l'albero. Per lui non c'era più speranza ormai, questa era la sua visione, amati del Signore, ma per dire che se le cose restano come stanno, la scura è già pronta, non è che dobbiamo aspettare altri 1000 anni che si prepara o per addestrare qualcuno come si fa a tagliare le radici ad un albero. Assolutamente, è già pronta, è alla radice, gloria al Signore Gesù Cristo. Alleluia, grazie a Dio per la sua benevolenza, per la sua bontà e per la sua benignità. Amen, alleluia. Grazie al Signore. A volte noi diciamo ci mettiamo nelle mani del Signore, e quando io sento questo ragionamento trovo un ristoro nella mia anima, perché a volte lo faccio io stesso, dico: Signore, mi metto in mani. Ora poniamoci la domanda: cosa hanno di così grande, di così importante le mani del Signore? Ne vogliamo dire alcuni di questi benefici? Gesù stesso diceva: nessuno vi rapirà di mal mia. Quindi c'è sicurezza. Praticamente quando noi siamo nelle mani del Signore siamo distaccati
da questo mondo, che vorrebbe fare, che farebbe di tutto con le proprie calamite per attirarci verso sé, ma se siamo nelle mani del Signore non c'è campo magnetico, non c'è calamita potente, non c'è nessuna cosa che ci può strappare dalle mani di Cristo. Lo dice il Signore, fratello. È solo questo il beneficio? Se abbiamo un cuore duro come una lastra di ghiaccio, lui c'ha tanto di calore in quelle mani che lo fa sciogliere, fratello e sorella. Alleluia. E se magari non siamo stati capaci a perdonare qualcuno, ma per il fatto che ci siamo messi in quelle mani calde del Signore Gesù Cristo, il nostro cuore si scioglie e abbiamo la capacità di chiedere il perdono e trovare grazia nel nostro Signore Gesù Cristo. Trovare grazia è molto importante, trovare grazia, essere in pace con Dio, fratello e sorella, è di estrema importanza. Se abbiamo sete, nelle sue mani troviamo un rinfresco, troviamo veramente qualche cosa che ci possa dissetare. Se abbiamo qualunque tipo di problema, siamo sicuri nelle sue mani. Con lui sappiamo che le sue mani un giorno hanno toccato gli occhi di un cieco e il cieco ricuperò la vista. Quindi la nostra preghiera deve essere: Signore, toccaci, perché le tue mani sono miracolose. Sei tu che fai miracoli, ma non è tanto la sua tunica così tanta osannata, fratello e sorella, non è il tocco del lembo della veste della donna dal flusso di sangue, ma è la fede, che per la fede che è stata guarita. Non è la veste di Gesù ad essere miracolosa, è Gesù che fa i miracoli, fratello e sorella. Ma la mente si distorce verso la materia, verso le cose materiali. Alleluia, gloria a Dio nei luoghi altissimi. Alleluia. E a volte quelle mani sono una fortezza inespugnabile, cioè non possiamo, non nessun nemico ci proverà comunque. Guardate che ha avuto la sfacciataggine il nemico di prendere Gesù, di portarlo lì un po' sui monti della Giudea, un po' sul pinnacolo del Tempio, sono tre posti speciali, e devo dire: vedi quella cittadina là in fondo, quest'altra è ancora dopo 360 capi, sono tutte mie. Se tu mi adori, io te le do a te. Fratello e sorella, ha avuto il coraggio. Io non credo che lui sia qua, ma si è sgridato nel nome del Signore Gesù. Amen. Alleluia. Gesù ha detto: adori Dio. Amen. E serve a lui solo. Amen. L'adorazione l'ha fatto solo a Dio, perché il bene, la vita, la salute, ogni cosa fatta, amen, è stata fatta da Dio, fratello e sorella. E non possiamo dare una lode a chi che sia, ma dobbiamo dare al Signore. Adora il Dio e va a dire il Signore Gesù Cristo. È veramente quello che va detto questa mattina. Adoriamolo, amati, la grazia. Dobbiamo adorare il Signore. Nessuno deve prendere il suo posto. Nel nostro cuore deve avere Lui assolutamente il primo posto, non il secondo, il primo posto. E buono il Signore, amati, la grazia. Vogliamo alzarci, fratello e sorella, e adoriamo il Signore. Spirito di verità, vediamo che Maria, sorella di Lazzaro, ha dato molta importanza alla presenza del Signore e alla parola del Signore, tanto che ascoltava. Non fece la stessa cosa Marta, che si occupava delle faccende domestiche, di cui Gesù non l'ha lodata per questo suo fare, ma ha lodato più Maria. Ora dava importanza alla parola di Dio, che senz'altro è quella che fa crescere la nostra fede. Vogliamo offrire un canto, chi vuole venire qui davanti può farlo lì.